crisi d'identità. Ci siete mai stati al sushi? Io sono del sud e da ormai 2 anni a questa parte vivo a Milano. Non vi nascondo che quando abitavo giù, per me il sushi era quella cosa che tutti mangiavano nelle Instagram stories, ma che io non avevo mai assaggiato. Ma perché al sud non c'è proprio questa concezione del sushi, del pesce crudo? Anche perché, diciamocelo chiaramente, noi siamo abituati a friggere qualsiasi cosa e i forni di casa nostra ne sono testimoni. L'avete mai letto il menù di un sushi? Finisce tutto con maki, uramaki, osomaki, futomaki. Ma che cazzo sarei mai mangiata sta roba? Ci sono nomi di piatti veramente incomprensibili che, per aiutarti piuttosto che dire al cameriere il nome del piatto, preferisci dirgli il numero del piatto. Non fatelo se a cena siete con i vostri amici del sud, perché vi rovinate la serata, ve lo dico per esperienza personale. Pensate che una sera sono andato a cena con un mio amico che era talmente ignorante, ma talmente ignorante, che dopo aver tirato un 56, un 28, un 31, un 11 e un 41 e ti cinquina, pensavo che era la tombola. Poi arrivano i camerieri, le varie portate, c'è tantissima roba che tu non sai nemmeno dove iniziare. E per mangiare che cosa ti danno? I bacchetta, che sembrano le mie gambe d'estate, secche, lunghe e marroni, che tu, prima di iniziare a capire come si usano, gli altri hanno già digerito. A un certo punto al tavolo siete sempre lo splendido di turno, che tu, mentre stai là, capi come funzionano sti bacchetta, si avvicina e fa: guarda che le devi mettere così. Che tu gli potresti dire: guarda, se non la smetti so io dove te devo mettere sti bacchetti. C'è una cosa però che noi del sud adoriamo particolarmente del sushi, ed è l'all you can eat, che tradotto significa alzati da tavola quando assomiglia a platinette. L'all you can eat è una cosa meravigliosa, praticamente con 10 euro ti puoi portare a casa puro tavolo con tutte le sedge. Con questa formula tu puoi prendere tutto quello che vuoi, ma ad una sola condizione: che tutto quello che avanza lo devi pagare. Gula. E quindi tu vedi a fine cena tutti sti ragazzi che iniziano a nascondere sto sushi ovunque. Quante amicizie stroncate dalla frase "questo piatto è tuo". Ho visto gente infilarsi yutomaki laddove yutomaki non dovrebbero esserci. Ragazze che, per far spazio nella propria borsa, hanno lasciato i propri documenti sul tavolo, dicendo: vabbè, tanto mi ricordo chi sono. E quando hai raggiunto il limite dove veramente non sai più dove devi nascondere tutto questo sushi, ti avvicini gentilmente al cameriere giapponese e gli dici: cameriere giapponese, per piacere, non è che mi potreste fare un doggy bag? Che è l'equivalente di tua nonna al matrimonio quando chiede: ho potuto fare un saccoccio? È per il cane che c'ho a casa. Mia nonna non c'ha mai avuto un cane a casa. Che più che all you can eat dovrebbero chiamarlo all you can eat. Allora ti dirigi alla cassa per pagare il conto. C'è sempre uno nella compagnia che chiede il biscotto della fortuna. Il biscotto della fortuna si definisce tale quando sono i tuoi amici ad aprirlo. Ci avete fatto caso che nei biscotti della fortuna dei tuoi amici ci sono sempre delle frasi incredibili che hanno a che fare con la loro vita, mentre a noi ci sono scritte frasi assurde? Pensate che una volta ho aperto un biscotto della fortuna, ci ho trovato scritto: ritenta, sarai più fortunato. Che poi, se vogliamo chiuderla con una massima, andare a mangiare fuori il sushi è un po' come litigare con la propria ragazza, che tu dici: ma vaffanculo, col cazzo che domani ci torno, e puntualmente il giorno dopo siete di nuovo insieme. Quindi ragazzi, che io spero di cuore che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere qui sotto nei commenti le vostre esperienze col sushi e soprattutto quante volte ci andate a settimana al sushi. Osomaki, uramaki, yudomaki, ma che chiama, ma chi l'ha chiamata così?